Durante le mie ore di docenza sull'ingegneria del legno, mi piace moltissimo ai corsisti, ai ragazzi presenti, raccontargli alcune pillole, cioè come si sfatano i falsi miti sul legno. Ho raccolto un po' di domande che i committenti mi facevano. Partiamo dalla prima domanda. La casa in legno brucia, quindi non la faccio. Allora, attenzione, il cemento armato brucia, l'acciaio brucia, la muratura brucia. Il legno però, a differenza di tutti gli altri materiali strutturali, quando si incendia non perde la sua resistenza, ma si riduce di sezione. Quindi ha un comportamento ben diverso, per esempio dal cemento armato, per esempio dall'acciaio. Il legno ovviamente deve essere protetto nel caso in cui ci fosse la necessità di proteggerlo proprio per la resistenza al fuoco. Quindi il comportamento è esattamente analogo agli altri materiali strutturali. Cerchiamo di sfatare un altro mito. Il legno marcisce, quindi dopo un po' viene giù. Attenzione, il legno, quando viene posato in cantiere, e lo potete anche vedere, deve essere posato con tutti gli accorgimenti possibili proprio per evitare le risalite dell'acqua o il contatto diretto del legno con il terreno. Voi vedete che la parete portante del legno non appoggia mai direttamente sulla fondazione, ma su dei muretti in cemento armato sopra elevati, sopra i quali vengono poste proprio anche delle guaine. Il legno non viene mai lasciato a vista, quindi soggetto direttamente alle intemperie, ma viene sempre protetto. Quindi una buona conservazione del legname fin dalla prima posa fa sì di garantire un materiale eterno ai fini della costruzione. La cosa importante, ma non c'è nulla da stupirsi, è un corretto piano di manutenzione. Come tutte le parti portanti di un edificio, il piano di manutenzione deve dire ogni quanto tempo deve essere casomai visionato un elemento strutturale, un fissaggio, un collegamento, vedere se c'è la necessità di passare eventuali tinte protettive e così via. Ma non c'è da stupirsi, queste cose andrebbero fatte anche per dei normali infissi delle finestre. Altro mito da sfatare: con gli edifici in legno si può progettare solo case basse, perché case a molti piani crollano. Allora, in Italia, per esempio, in via Cenni a Milano, è stato costruito un edificio a 9 piani completamente realizzato in pareti Ixlan. E pensate che il Giappone, che è il paese noto a tutti di alto rischio sismico, già da qualche secolo costruì le prime pagode, che erano edifici religiosi, dell'altezza di qualche centinaio di metri, completamente in legno, e tuttora sono perfettamente visitabili. Perché il legno, e lo ripeto, la sua leggerezza, la natura stessa che ce lo fornisce, fa sì di avere elementi singoli, costruttivi, molto duttili, che uniti assieme in macro elementi costruiscono un edificio sicuro, leggero, rapido e competitivo.